Noi indiani invece accendiamo i sogni in questo modo. Sono i marciatori della 31ª marcia francescana. E quest'anno sono partiti da Suvereto, hanno fatto tappa a Venturina, poi a Piombino e oggi sono arrivati qui a Marina di Campo per fare festa con tutti gli abitanti e visitatori dell'isola. E cosa sono venuti ad annunciare? Ad annunciare quello che stanno vivendo nella loro vita in questi giorni. Stanno percorrendo le strade della Toscana per raggiungere Assisi, dove il 2 di agosto riceveranno il perdono. Il perdono. La festa del perdono è una festa importante per noi francescani. Noi siamo frati e suore insieme a tutti questi giovani che camminano appunto alla ricerca per ricevere il perdono il 2 di agosto. E questo cammino così lo facciamo nella verità, alla sequela di San Francesco.
alla sequela di Cristo, e lo facciamo anche nella gioia di condividere con tutti quelli che incontriamo la bellezza della nostra vita, di quello che stiamo sperimentando, di quello che viviamo. Allora questo ballare, questa nostra danza, preceduta prima da uno spettacolo di magia e da un altro recita, non è altro che la nostra voglia di condividere con voi quello che viviamo e di annunciarvi la bellezza e la gioia di essere cristiani. E allora a me sembra, Francesco, che possiamo concludere con un altro canto, un altro ballo che possa così lasciare ancora di più un po' di luce nella nostra giornata. Se i marciatori hanno voglia, li invito a venirvi vicino a me, così possiamo animare meglio anche la serata di tutti gli altri. E allora proviamo a accendere un po' di luce. No, ah sì, volevo fare il senso, non so come si chiama. Ciao, va bene. Cosa? C'è giusto. Non si vedono bene le cose. E ognuno si fa male. Allora, cominciamo a muoverci. Con le mani avanti. E lanciamo il nuovo passo. Il passo a tendoni. Metti la ferita a dietro. Se proprio non ce la fate, allora con il braccio su. Proviamo ad accendere le luci. E durerà tutta l'estate.
capo. Wow.